Intervistato a Ultime dalla casa, Ivan Cattaneo fornisce un punto di vista inedito sui fatti del GF. Lunedì sera erano vicini, ma non c'era più quel tepore che ci poteva essere prima. Si riferisce a Jane Alexander ed Elia Fongaro. Credo che Jane sia una donna intelligente, sa bene quello che vuole. Fuori si è un po' più lucidi. Secondo me non aveva più la storia col ragazzo, Gianmarco Amicarelli, N. DR, quando le ha urlato, ti voglio sposare, ha fatto una faccia. Non era contenta, era molto perplessa. Poi afferma, la storia con Elia è stata una storia credo di amicizia, forse la più sensuale fra tutte. Io ho creduto nella loro storia, mi sembrava una cosa bella anche se Elia aveva più feeling con me molte volte. Lui era antipatico a tutti, l'avevano nominato. E invece è una persona dolcissima, ha un modo suo di fare. A Verissimo ulteriori dettagli. L'intervista. Ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, Jane Alexander si sbottona sulla sua vita privata. L'ex inquilina del Grande Fratello VIP ammette che i gossip sono veri, lei e Gianmarco Amicarelli, il suo fidanzato storico, non stanno più insieme. L'ho visto 2 giorni fa. È stato difficile rientrare nella nostra casa, rivedere lui, il nostro cane, i gatti. Ci siamo confrontati molto, nella nostra relazione, io mi sentivo ignorata. Abbiamo pianto e riso molto. Ci siamo abbracciati e alla fine gli ho detto che la nostra storia era finita. Ho raccolto alcune mie cose in casa e me ne sono andata. Poi gli ho inviato un messaggio e da allora non l'ho più sentito. All'interno della casa aveva ricevuto persino una proposta di matrimonio. Che a quanto pare non è andata in porto, i due si sono separati prima ancora di sposarsi. Jane Alexander e la dipendenza dall'alcol. Con Fongaro. Nonostante una fine piuttosto improvvisa, la storia tra Gianmarco e Jane Alexander è stata di quelle importanti e tormentate. Lui l'ha aiutata a sconfiggere la brutta bestia dell'alcol, che l'ha tenuta imprigionata per diversi mesi. Uscivo alla sera, iniziavo a bere e non riuscivo a smettere. Quando hai questo tipo di problema non pensi di essere un alcolista semplicemente perché non bevi tutti i giorni. Comunque, un compleanno, una gioia, una delusione, ogni scusa era buona per bere. Ne è uscita proprio grazie all'amore, in questo mi ha aiutata moltissimo. Grazie a lui sono andata a 4 incontri degli alcolisti anonimi e mi sono trovata benissimo. Non è sempre facile, ma ho smesso di bere da giugno, speriamo di andare avanti così. Alla fine un accenno alla relazione con Fongaro, io ed Elia ci parliamo molto. È un ragazzo intelligente e rispettoso che mi ha fatto stare molto bene e che voglio conoscere meglio. L'intervista integrale a Verissimo, oggi alle 16:10 su Canale 5. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.